innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Bisogna anche fare complimenti ai giornalisti, che sono qui che hanno voglia ancora di fare domande. Sono Giovanni Albanese della Gazzetta e volevo chiedere, dopo 4 vittorie consecutive, se questo merito e questa crescita della squadra fosse da dividere al 50% tra i giocatori e al 50% tra lei, mister. Non starei qua a dividere i meriti. Chi ha la percentuale più alta, la percentuale più allora qua si vince tutti insieme e si perde molto spesso, si cerca solamente un colpevole, però poi quando si perde come quando si vince si perde tutti insieme. Buonasera mister, sono Luca Monblano. Volevo chiedere, secondo lei, quando è stata la svolta della partita, quando la Juve ha scollinato verso la vittoria superando l'Inter, se il passaggio dal centrocampo a rombo, dove Fagioli all'inizio sembrava più in una pentola, poi si è liberato, è uscito fuori dalla cottura del centrocampo, il centrocampo è passato dal rombo a una linea più trapezoidale che ha scombussolato anche i piani dell'Inter. Se questo è stato poi il passaggio che ha permesso anche a tutti gli interpreti della Juve di poter fare una partita attenta, non solo tatticamente, anche tecnicamente, andando poi per le linee di passaggio, correndo oltre gli ostacoli anche avversari. Se quello, secondo lei, mister, è stato il punto di svolta della partita, e se sì, perché? Devo dire che mi sono persa la seconda, terza parola. Qui passerei alla prossima domanda. Buonasera mister, sono Romeo Agresti di Goal.com e volevo chiedere cosa ne pensasse della partita nelle fila dell'Inter di Djorkaeff. Djorkaeff è un buon palleggiatore. Sa giocare bene tra le linee, sa giocare bene attaccante, volevamo pensieri alla difesa, ma siamo stati molto bravi stasera a chiudere bene tutti gli spazi. Buonasera, sono Nerozzi del Corriere. Volevo chiedere se nell'Inter è pesata l'assenza in attacco di uno come Musa Barro. Io non starei a guardare troppo le assenze, pesano da una parte e dall'altra. Però l'importante è che chi va in campo sa interpretare bene tutte le fasi di gioco. Da mister a mister, ma secondo lei, cazzo, è un caso che la Juve inizia a vincere e a giocare meglio dopo che si è rotto McKinney? Non è vero che la squadra ha iniziato a giocare bene grazie all'assenza di McKennie, perché è un giocatore importante che sa fare bene tutte e due le fasi. Sicuramente sarà un giocatore che tornerà veramente molto importante anche nel seguito della stagione. Buonasera mister, sono Antonio Barilla della Stampa e volevo chiedere un burlo. Quello che stiamo vedendo in campo è per caso il sosia di Rabiot o è Rabiot vero? No, no, non è nessun sosia, anche perché la dirigenza non aveva più soldi. Quindi Rabiot è un giocatore che è cresciuto tanto ed è faro del nostro centrocampo e ce lo teniamo stretto. Buonasera, grazie a tutti, buonasera.